Questa sera il tema, come avete visto, è sulla situazione del Mezzogiorno, la cui crisi negli anni di crisi si è incancrenita. Eh, purtroppo la situazione è molto peggiore che al centro-nord d'Italia e anche molto peggiore eh, rispetto al confronto con i paesi più avanzati della comunità europea. E nessun eh, relatore poteva essere. Eh, più gradite e più opportuno invitare se non il professor Gianfranco Viesti, docente di economia all'Università di Bari, il quale si è fatto conoscere probabilmente anche per altri contributi alla ricerca, ma al grande pubblico per questo interessantissimo libro che uscì alcuni anni fa che si chiama Mezzogiorno a Tradimento. In cui denunciava tutte le distorsioni, eh, le mh, falsificazioni sui luoghi comuni, propinati al grande pubblico dei pensionati che si siedono la sera davanti alla televisione e non hanno altra fonte di informazione che i talk show o i telegiornali, eh, circa i guasti che mh, la politica nazionale ha fatto nei riguardi del Mezzogiorno. Prima col fatto che mh, quella istituzione interessantissima e meritoria della uh, Cassa per il Mezzogiorno, che mh, nei, nel primo dopoguerra aggiungeva risorse a uh, quello che era il normale finanziamento dello Stato per gli interventi sul Mezzogiorno. E poi diventò solamente sostitutiva degli interventi dello Stato, per cui uh, cominciò allora... Eh, ecco, l'inganno verso il mezzogiorno: la cosa che mh, eh, più mh, ci ha ecco, gli organizzatori le associazioni, che abbiamo pensato di, di, mh, di includere questo tema eh, a, 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 di questa sera, è il fatto che proprio nel mezzogiorno il tema della crisi è meno avvertito dalle classi dirigenti, dalla media borghesia e questa è un'ulteriore denuncia del fatto che le classi dirigenti meridionali sono fra le principali responsabili dei guasti del sud. Noi siciliani poi ancora di più perché non, non abbiamo abbastanza attenzione verso i guasti della regione siciliana per esempio, che sono molto peggiori dei guasti dello Stato nazionale. Quindi materia da per riflettere ce n'è abbastanza. Poi alter, eh, eh, abbiamo il piacere di avere il professor Gianfranco Viesti, che è anche accompagnato dal professor Domenico Cersosimo, che domani ascolteremo, per due giorni, perché domani... Eh, sarà un interessantissimo ulteriore eh, incontro per la presentazione dell'ultimo impegno che ho visto insieme al giornalista economista Dario Di Vico eh, vedere pubblicare il libro che vedete eh, offerto all'entrata che si intitola Cacciavite, robot e tablet, le condizioni per ripartire. Ci sarebbero, ma nel mezzogiorno c'è molto da fare e c'è molto da fare da parte dei responsabili, dei decisori, delle classi dirigenti che non sono solo quelle politiche, sono i professionisti, sono eh, i dirigenti scolastici, sono eh, la classe dirigente, appunto, gli imprenditori e così via. Non mi dilungo oltre perché eh, stiamo cominciando in ritardo e soprattutto c'è da ascoltare la. Eh, graditissima introdu eh, introduzione di, vabbè, di un vecchio amico che è Francesco Raniolo che è un po' no? ecco, un nostro punto fisso di riferimento lo conoscete quindi non so che lo presente, e sarà poi lui a introdurre e presentare il professor Gianfranco Vesti che, che ringrazia a nome dei presenti, a nome di tutti, a nome delle associazioni che sono, i cui logo sono nel, nel manifesto che vedete e che eh, sono quelli che eh, organizzano appunto i venerdì d'insieme, che spero che l'anno 21 sarà rilanciato con molto maggior vigore. Grazie. Grazie a Giacomo Mastruzzo. Io, ehm, tocca a me così un po' aprire la serata. Eh, devo dire con un po' di, di imbarazzo perché nel manifesto c'è scritto Modera Francesco Ragnolo. Ora considerando che l'unico, diciamo, relatore è professore Viesti, l'unica cosa che posso moderare è me stesso. Cioè devo evitare di... E deve moderare anche gli interventi. Allora, diciamo, no, me... E gli amici mi dicono che moderare me stesso non è poco, quindi vediamo se faccio, ho fatto un po' di prove a casa. Vabbè. Allora, detto questo... Detto questo, eh, diciamo, io sono veramente eh, felice e lieto di, avere, di essere riuscita a combinare questa, questa serie di incontri, perché in realtà oggi è la prima di due appuntamenti, eh, il secondo eh, ce l'avremo domani pomeriggio, oggi discutiamo di mezzogiorno, eh, di economia, di crisi. Domani il tema viene ripreso, sia pure eh, sotto un'altra veste narrativa, perché la, la scusa di domani sarà quella di presentare l'ultimo libro, l'ultima fatica ehm, diciamo intellettuale del professor Vieste di Divigo, quindi in cui mettiamo a confronto il punto di vista di un giornalista di qualità e il punto di vista di un accademico che guarda molto all'opinione pubblica, che non rifugge il confronto con il dibattito pubblico quindi un po' due ruoli che un po' si scambiano sostanzialmente ehm, io voglio aggiungere un paio di, di cose eh, molto rapidamente eh, una un po' stratosferica perché in realtà eh, mi fa piacere che noi si chiuda questo ciclo di, di incontri di conferenze di, di appuntamenti appunto con una riflessione eh, sulla nostra come dire Vita materiale, sull'economia sull reale, eh, su quell'economia che come la politica reale ci tocca eh, direttamente, eh, dalla quale dipendono le nostre chance di vita, le nostre, eh, le nostre opportunità eh, di vita, eh, la nostre, le nostre speranze e a volte anche le nostre disperazioni, quando abbiamo, specialmente in fase di crisi economica. Eh, una battuta un po' stratosferica sul tema della speranza. Perché mi ero posto il problema di capire ma che, qual è la relazione tra questo, eh, diciamo, cornice tematica, no? il costruire speranza per andare oltre la crisi, quindi la speranza, e poi il tema, il tema di oggi. Eh, la speranza, diciamo, vabbè, è una, un atteggiamento... Eh, dobbiamo pensare un po'... Insomma, mi sono posto il problema se il tema della speranza va visto più in termini individualistici o soggettivi che in termini collettivi, sociali, istituzionali. Ehm, nella tradizione popolare, insomma, si dice che la speranza è tutto, e si dice, magari, nella nostra tradizione che chiusa una porta si apre un porticato, ma si dice anche che, e mia nonna marcava spesse volte questo aspetto, che chi di speranza vive, disperato muore. La speranza è un atteggiamento dell'individuo, di noi, forse un, diciamo un, quasi un meccanismo ancestrale, eh, che ci mh, proietta nel futuro. Eh, si pone un problema di attesa fiduciosa nei confronti della realtà che ci circonda, ma anche un insieme di ambizioni, perché chi ha speranza è un ottimista, a volte anche ambizioso. Però non è questa la speranza che secondo me è in, della quale stiamo parlando. Non è un atteggiamento psicologico, individuale o soggettivo. Dal mio punto di vista, che è il punto di vista di uno scienziato sociale, di uno studioso di scienza politica, eh, che guarda con molto interesse al lavoro degli economisti e al lavoro degli altri colleghi che si occupano di altre scienze ehm, sociali, la speranza ha una valenza, forse anche un punto di vista un po' laico, se volete, nel momento in cui eh, si inserisce, si incastra in un contesto, nel momento in cui la speranza è accompagnata da una serie di, come dire, condizioni istituzionali, se volete, appunto sociali, che favoriscono um, la speranza. A che cosa uh, mi riferisco in particolare? Uh, mi riferisco a quella condizione che è tipica un po' della modernità. Che come ci insegna un po' una certa letteratura sociologica, anche abbastanza preta porte, è un po' una, un passaggio, la modernità intesa come il passaggio dal destino alla scelta. Nell'idea di speranza, dal punto di vista di una collettività, dal punto di vista di una comunità, ciò che è importante è innanzitutto appunto il tema delle possibilità di scegliere, della possibilità di modificare e di poter elaborare, se volete, o progettare il nostro, il nostro futuro. Non è una, come dire, una dimensione dell'individuo, è una dimensione appunto eh, istituzionale. Ehm, qualche studioso ha sostenuto che ha a che fare molto con la decidibilità, cioè con la possibilità di decidere i nostri ordinamenti sociali, economici, istituzionali. Eh, ripeto, il passaggio da una... Condizione passiva o una condizione un po' più attiva? Questo è un tema centrale perché in molti dei libri del professor Viesti, in molti sottotitoli, anche in questo libro che ho visto nelle mani di molti di voi, compare spesse volte la politica, in questo caso anche in negativo, la politica che non c'è. Cioè, l'idea, appunto, che. La speranza, da un punto di vista istituzionale, sociale, collettivo, ha a che fare, appunto, per esempio, con eh, imprese collettive, con la politica come impresa che riguarda eh, noi tutti. Quest'idea è un'idea molto moderna. In realtà, alcuni studiosi dicono che la prima volta quasi per caso che si comincia a porre un problema di decidibilità, possibilità di scegliere i nostri, le istituzioni e le nostre società, bisogna risalire all'esperienza greca. Eh, e in Aristotele si trovano delle cose da questo punto di vista molto interessanti quando lui riflette eh, ehm, di politica e in particolare c'è l'idea che spesse volte una Costituzione, una comunità, le istituzioni che regolano una comunità non vanno considerate efficienti in senso assoluto, ma vanno considerate migliori a certe condizioni. Quindi c'è l'idea un po' del rapporto con eh, le possibilità. Ma poi c'è l'esperienza delle rivoluzioni dell'Illuminismo de, e prima della rivoluzione scientifica, delle rivoluzioni borghesi. Gli americani, Hamilton in particolare, si ponevano la questione che una società, la speranza, collegando la speranza a una società che è in grado di programmare un suo futuro. Eh, nel, 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 diciamo, nei testi che accompagnano nel dibattito per la Costituzione americana, Hamilton parla spesse volte di società che è in grado di scegliersi un futuro attraverso una riflessione e attraverso quindi un buon governo. Eh, questi temi sono temi, secondo me, eh, centrali nella riflessione che noi stiamo eh, facendo. Parlare di mezzogiorno, parlare di crisi, parlare di condizioni economiche, parlare appunto di condizioni materiali dell'esistenza e di come queste condizioni sono cambiate, credo che abbiano molto a che fare con la speranza e molto a che fare con gli strumenti anche politici che noi utilizziamo per, eh, per come dire, eh, rapportarci con la realtà. Due Battute sul, sul tema, saccheggiando qua e là, spigolando qua e là i libri di Viesti. Qui lancio un paio di osservazioni sulle quali poi magari, eh, come dire, il professor Viesti potrà, se vorrà, se lo riterrà opportuno riprendersi. La prima questione che mi viene in mente è: ma ha ancora senso parlare di questione meridionale? Eh, ha ancora senso parlare di mezzogiorno? Eh, da un po' di anni a questa parte ci siamo abituati anche in televisione a sentire parlare di questione settentrionale. Eppure sappiamo, per esempio, ce lo dice Viesti nel libro Mezzogiorno a Tradimento, che dal 2001 l'Italia perde terreno e la stagnazione al sud morde di più di quanto morda nel resto del paese. Sappiamo anche che dal 2007-2008 la crisi italiana eh, è diventata abbastanza intensa, abbastanza, come dire, anche in questo caso mordente e ancora una volta nel mezzogiorno la crisi sembra presentarsi con forme più estreme. E rispetto a tutto questo, mentre il dibattito porta avanti l'idea che il gap tra nord e sud, il divario nord e sud, si sia nel frattempo amplificato e non ridotto, le diseguaglianze siano e non solo economiche, ma in genere le diseguaglianze, eh, il tema del mezzogiorno sembra quasi uscire dall'interesse dei nostri governi. Si sembra quasi assistere a una detematizzazione della, della questione del mezzogiorno. E gli ultimi governi, anche in particolare mi riferisco ai governi di Renzi, in questo caso, come anche Viesti ha scritto in altri in interventi giornalistici, sono abbastanza eloquenti al riguardo. E addirittura si è diffusa una diversa retorica che è al centro di un libro molto più recente di Viesti, il Sud vive sulle spalle dell'Italia che produce. Cioè l'idea appunto di un Sud come opportunista sostanzialmente. E attorno a questa retorica spesse volte è servita per accompagnare scelte politiche o per accompagnare ehm, come dire, il non mantenimento di promesse, quali quelle che dai governi Berlusconi in poi dovevano investire di più nel mezzogiorno e invece sistematicamente hanno disinvestito rispetto a, questa, a questo eh, quadro. Eh, quindi, c'è ancora un'urgenza della questione meridionale? E poi una seconda istanza, ma qui vado veramente veloce. Ma poi il meridione è davvero questa zona grigia? O in realtà, come ci insegnano gli amici economisti e qui anche il professor Cersosimo, col quale ci confronteremo domani, tra l'altro con Rosanna Nisticò, hanno scritto un bell'articolo su Stato e mercato, sui divari civili, cioè sulle differenziazioni che non sono soltanto di reddito, ma sono molto più complesse perché hanno a che fare con i beni comuni e quindi un po' con il modo come noi viviamo e percepiamo la nostra, come dire, il nostro rapporto con lo Stato, e la cittadinanza. Il nostro paese sta evolvendo verso una cittadinanza spesse volte asimmetrica. E quindi il problema è molto più complesso, se volete, della questione semplicemente economica e quindi l'innovazione locale. Come spiegare in questo quadro di differenziazioni, poi che ci sono alcune isole anche nel meridione dove spesse volte le istituzioni funzionano meglio, dove la società civile ha una maggiore presenza, dove anche l'attività economica sembra in qualche modo più vitale, pur nel contesto di una crisi come quella che stiamo vivendo. E chiudo con una cosa perché mi è venuta in mente um, quando ero una vicenda un po' della mia... Infanzia, quando ero ragazzino mi capitava spesse volte di ascoltare mia madre canticchiare una canzoncina. Eh, era uno di quei motivetti graziosi, che forse per, il, per la situazione in cui lo ascoltavo, si è un po' radicato nel mio subconscio Grazie a Google, qualche tempo fa, ho scoperto qual era questa canzoncina la canzoncina aveva un nome un titolo che, al quale non sarei mai riuscito a risalire ma forse neanche mia madre se lo ricordava era La classe degli asini grazie a Google ho scoperto che era cantata da Natalino Otto eh, 1948 e la frase che suscitava la mia hilarità infantile era professore mi dica lei chi viene prima l'uovo o la gallina con l'accompagnamento di una frase tranchant o che figura, il professore non lo sa e questo mi divertiva da bambino eh, questa frase. Questa frase mi sembra interessante perché, in effetti, gran parte del dibattito che a volte noi facciamo anche eh, su questi temi, qual è la questione meridionale, sembra a volte girare attorno al tema l'uovo o la gallina. È più importante l'economia o è più importante la politica? È più importante il capitale sociale o sono più importanti le istituzioni? E quindi diciamo l'idea un po' di cercare un punto di partenza, una chiave di volta. Beh, in realtà forse le cose sono un po' più complicate. Forse anche della stessa, dello stesso motivetto, peraltro grazioso, eh, che eh, mi veniva in mente. Pensando a questi appunti. Bene, io un po' su, questa, su questo tema lascerei la parola al professore Viesti. E a proposito di uova e gallina, un tema che è venuto fuori e col quale abbiamo discusso anche stamattina, il tema delle classi dirigenti. Guardate, questo è un tema tanto facile ma tanto pericoloso. Tanto facile perché sembra fornirci una chiave di lettura, in un contesto peraltro dove le classi dirigenti, ahimè, come dire, non fanno certo a gara per guadagnare come dire, la nostra fiducia, ma è pericoloso perché, appunto, spesse volte nasconde una visione ultra semplificata, a volte anche una visione che ci assolve. Eh, se in fondo è tutta colpa della classe politica, io, cittadino, posso dire bah, quindi è colpa degli altri, ma di questo e di altro parleremo e sentiremo il professor Viesti. Grazie. Buonasera a, tutti. Si sente? Bene. Buonasera a tutti, grazie moltissimo dell'invito, di questa opportunità di fare questa conversazione con voi, grazie molto a Francesco per questa introduzione, spero che questa conversazione sia comprensibile, sia interessante, che susciti domande in voi, che produca opportunità di discutere anche, insomma spero di... Eh, interessarvi per un pochino di tempo alla questione meridionale che è uno degli eh, argomenti più interessanti che ci possano essere oggi in Europa. Eh, paradosso perché non interessa più a nessuno, invece è una questione straordinariamente interessante perché è una grande questione delle opportunità dei cittadini, soprattutto dei cittadini più giovani, di vivere di scegliere il luogo dove vivere e vivere degnamente, con una buona qualità della vita e riuscendo a guadagnare quello che serve per vivere. E dunque nasconde in sé delle grandissime questioni: eh, da un lato, sulle possibilità che i grandi cambiamenti tecnologici, che stiamo vivendo, portino eh, i cittadini, l'economia a concentrarsi sempre di più in alcuni luoghi, lasciando fuori tante periferie o piuttosto a diffondere il benessere. Oppure incrocia la grande questione dell'Europa, perché il Mezzogiorno non è una pagina diversa rispetto alla grande pagina europea e dunque incrocia il tema dell'Europa di oggi e della sua capacità, che come dirò tra un attimo si va un po' appannando, di garantire fiducia del futuro a tutti i suoi cittadini e di mettere la coesione fra gli europei al centro dei suoi obiettivi sempre chi parla del presente corre il rischio di amplificare l'importanza del momento in cui si vive. Viviamo un momento memorabile, lo diciamo sempre. Io credo però che in questo momento viviamo davvero un momento memorabile, nel senso che siamo eh, come negli anni 50. Siamo in un momento di grande cambiamento, di grande incertezza nel quale il nostro pensiero, la nostra riflessione si devono fare un pochettino più profonde nel tempo e nella comprensione dei fenomeni. Perché stiamo vivendo questi cambiamenti? Ma da un lato abbiamo, stiamo vivendo una enorme trasformazione tecnologica di cui dobbiamo renderci conto più pienamente. Abbiamo tutti in tasca degli oggetti si chiamano smartphone, che erano inimmaginabili fino a qualche anno fa, che non sono dei telefoni come io continuavo a pensare fino a un po' di tempo fa, ma sono degli oggetti che hanno una multifunzionalità e una potenza di calcolo straordinaria, che ab ci abilitano a fare tante cose. Cambia il mondo, cambiano le cose che si possono fare da Bari o da Ragusa con gli smartphone, ma cambiano i mestieri, tanti mestieri muoiono in questa ondata tecnologica ed è un'ondata come tutte le ondate tecnologiche nei confronti della quale non avere paura, ma neanche avere un atteggiamento di sciocco ottimismo, perché come tutte le ondate tecnologiche ci dà tante opportunità, ma porta con sé grandi rischi, non sto divagando, sto parlando di mezzogiorno, perché i grandi rischi di questa ondata tecnologica e di un grande approfondimento delle disparità. Delle disparità, la prima e più importante tra chi sa e chi non sa e la seconda tra chi sta nei luoghi e chi sta in altri luoghi. Vi è un'enorme trasformazione in Europa. L'Europa si è fermata in bilico, il suo processo di integrazione che andava avanti da decenni più o meno con accelerazioni e frenate adesso è veramente in bilico, ce lo dicono anche i risultati di stanotte eh, col successo dei conservatori in Inghilterra, ognuno ovviamente può pensarla come crede, ma diciamo che introducono nella questione europea ulteriori fibrillazioni e ulteriori pericoli di, eh, di mh, fuga dall'Europa. Ce lo dicono l'incapacità dell'Europa di fronteggiare i fenomeni migratori e di gestire e fronteggiare con eh, dignità eh, quello che sta, con intelligenza e con dignità di governare eh, questi fenomeni. Questo è molto importante perché eh, io non so immaginare il Mezzogiorno fuori dall'Europa, sono diciamo profondamente europeista, lo do per scontato, cioè immagino un futuro possibile, un'opportunità del mezzogiorno solo nel grande ambito europeo, mediterraneo certo, ma soprattutto nel grande ambito europeo, perché penso che quello che è stato costruito nei decenni, negli ultimi decenni sia fondamentale, rileggo libri di storia su libri di storia, rileggo quello che è successo con la prima guerra mondiale, rileggo quello che è successo negli anni 30 e non posso non associare eh, nelle mie divagazioni storiche che il mezzogiorno è stato bene quando si è collocato in un ambiente aperto, in un ambiente di scambi, in un ambiente di circolazione di idee e di persone e che proprio nel periodo tra le due guerre ha vissuto il suo periodo più nero perché era un periodo di chiusura, di autarchia, di ripiegamento su se stesso. Un'Europa che sta inseguendo sta perpetrando, sta attuando una politica di austerità folle, che è contraria ai suoi stessi principi e che sta creando enormi divari fra i suoi cittadini, non solo fra le sue nazioni, ma all'interno delle nazioni, fra le regioni, all'interno delle regioni, fra i cittadini, cioè sta creando delle disparità molto profonde, disparità contro le quali essa stessa ha cercato di lottare per decenni. La narrazione che avviene dell'Europa mi spaventa, l'Europa malvagia, l'Europa che ci impone di vivere male, che è il contrario della narrazione dell'Europa che ci piace, che è l'Europa che ci dà opportunità, certo ci dà vincoli, ma ci dà anche molte opportunità. Quest'idea, ci tornerò, che è la colpa dei conti pubblici è l'origine di tutti i nostri eh, dispiaceri e dolori di questi anni, che è una narrazione profondamente sbagliata e non corrispondente alla realtà dei fatti, mi preoccupa molto. Ancora una volta sto parlando di mezzogiorno, adesso ci arrivo proprio in dettaglio, ma dobbiamo essere capaci di alzare lo sguardo e di collocare il mezzogiorno anche nella grande questione europea, perché in questa Europa dell'austerità cieca il mezzogiorno ci sta male, e come tutti quelli che devono eh, diciamo, avere un, uno sforzo eccessivo di sviluppo. Uh, io vi chiedo scusa se nel corso di questa conversazione eh, rimanderò, io mi sono costruito un sito internet su quale ho un po' di documenti perché ho molto scritto anche su questi temi europei, quindi rimando, o oh, questo, perché frequento anche le moderne tecnologie grazie ai miei figli che mi aiutano, ho anche questo account Twitter da cui si accede perché, diciamo, sono profondamente convinto che non capiamo niente di Mezzogiorno se non lo collochiamo all'interno dell'Europa, però naturalmente, per non fare confusione, dobbiamo parlare di una cosa alla volta. In questa Europa c'è un paese che si chiama Italia, che è un paese che ha scoperto profonde debolezze. Naturalmente sono debolezze che vengono da lontano di un paese che nei decenni scorsi ha raggiunto risultati straordinari, ha effettuato dei recuperi molto forti rispetto ad altri che erano molto più avanti, con i quali noi oggi ci compariamo normalmente: la Germania, la Francia e il Regno Unito, ma anche 50 anni fa erano molto più avanti di noi, da tanti punti di vista, eppure si porta dietro tante debolezze lontane. Non, la mia conversazione è, è sull'economia e la società e non sulla politica, ma naturalmente devo arrivare vicino alla politica per, per, per mh, comprendere quello che sta succedendo. Noi abbiamo un enorme problema che, al contrario di quello che tutti ci raccontano, non si chiama debito pubblico, ma si chiama crescita economica. Noi abbiamo un debito troppo grande, che è un serio problema distrae risorse per gli interessi, eh, questo debito è dovuto al finanziamento di un settore pubblico eh, che ha grandi inefficienze al suo interno, ma non è questo l'osso del problema italiano, l'osso del problema italiano è che l'Italia da prima della crisi europea cresce molto meno degli altri paesi. Qui dunque abbiamo un grande problema di crescita perché lo stesso debito è sostenibile in maniera completamente diversa se un paese è preso nella sua crescita o se invece sta rallentando. Avevamo lo stesso identico debito negli anni 90, ci faceva molta meno paura perché negli anni 90 comunque andavamo a un passo un po' più spedito. Adesso che ci siamo piantati questo ci fa... Più paura, ma la narrazione corrente è una narrazione che trascura la circostanza che senza crescita non se ne esce, perché è davanti agli occhi di tutti che semplicemente app applicando l'austerità l'economia si contrae e dunque il settore pubblico è in condizioni peggiori e dunque c'è bisogno di dosi ulteriori di austerità. E' è la crescita il problema. E questo è un motivo ancora della circostanza che la questione meridionale è una questione assolutamente centrale nel dibattito culturale e politico italiano. Perché il contributo che il Mezzogiorno può dare alla crescita economica dell'Italia è straordinariamente grande. E dunque, se focalizziamo, se, se, se come dirò tra un attimo. Seguiamo la narrazione corrente per cui il problema è che spendiamo troppo in servizi pubblici e dunque li dobbiamo tagliare e li tagliamo particolarmente nel mezzogiorno, prendiamo una strada. La mia strada, che è ovviamente discutibile come tutte le strade, è che invece noi abbiamo, oltre che un problema di profonda riorganizzazione dei servizi pubblici, forse anche di riduzione di alcuni con intelligenza, ma il nostro problema principale si chiama crescita e dunque il mezzogiorno è la grande opportunità del Paese per la sua crescita. È evidente, l'Italia è riuscita a crescere nonostante alcune sue zavorre che ben conosciamo, una pubblica amministrazione poco efficiente, una rete di infrastrutture e servizi che non compara con quelle degli altri paesi europei, soprattutto un livello di istruzione molto inferiore a quello degli altri paesi europei e, e dunque era riuscita a crescere nonostante queste debolezze, eh, a lungo. Domani pomeriggio parleremo del perché diciamo, la nostra capacità di crescere, faccio un po' di pubblicità, eh, all'incontro di domani così, eh, ehm, ehm, perché le nostre imprese si sono indebolite, perché riusciamo a crescere meglio, ma certamente abbiamo un problema di riflessione eh, eh, su, su quello che va cambiato e su come va cambiato. Ecco perché siamo in un momento così importante, perché l'Italia deve fare non la manutenzione ordinaria che si fa nelle nostre abitazioni, ma deve fare una manutenzione straordinaria. Per la manutenzione straordinaria ci vuole un progetto collettivo. Il padre, la madre, i figli si devono trovare insieme per decidere se lì facciamo un ripostiglio, un bagno, se facciamo una cucina. Ci vuole un'idea, ci vuole una visione comune prima di costruire i lavori di manutenzione. Io ho l'impressione che stiamo facendo i lavori di manutenzione senza aver fatto il disegno della casa, ve lo dico francamente e vi confesso che sono molto scettico su un atteggiamento assai di moda, eh, impersonato dal nostro nuovo primo ministro, secondo il quale tutto quello che è stato fatto fino adesso è tutto sbagliato, tutto quello che viene fatto adesso è tutto giusto e che dunque questa parola, questa grande parola della lingua italiana che è riforma, vi è, la trovo applicata a volte in maniera un po' bizzarra e a volte, secondo me, opinione personale, opportunamente, a volte poco opportunamente, perché noi non abbiamo bisogno di cambiare a tutti i costi, noi abbiamo bisogno di cambiare bene, di costruire, un, di aggiustare la casa secondo un criterio in cui poi alla fine le stanze per i figli ci siano tutte e non ce ne sia una di meno rispetto al numero di figli che abbiamo. Dunque è un contesto di grande cambiamento e di grande riflessione nel quale si colloca il mezzogiorno, si colloca il mezzogiorno di oggi che è un mezzogiorno dolente perché è una delle aree del mondo la cui economia va peggio negli ultimi anni. È attraversato da una crisi dei redditi e della domanda che non ha precedenti, neanche negli anni 30. I dati, i numeri che noi abbiamo l'obbligo di seguire, ci dicono che la contrazione dei redditi e della domanda che abbiamo sperimentato, che stiamo sperimentando negli ultimi sette anni, è maggiore di quella 1929-1936. Da qui dobbiamo partire. Naturalmente è molto diverso il tessuto sociale, la... la, la Capacità di questa crisi di incidere sulla carne viva delle persone era immensamente maggiore negli anni 30 che non oggi. Oggi diciamo, siamo attrezzati perché abbiamo comunque un, un welfare che ci sostiene, anche se è un welfare molto distorto, però di qui dobbiamo partire. È un mezzogiorno molto dolente nel quale la crisi sta mordendo più che nel resto d'Italia. Questo è un grande cambiamento perché, a furia di gridare al lupo al lupo, poi quando il lupo viene nessuno ci crede più. Abbiamo lamentato per troppo tempo che il sud era fermo, che non succedeva mai niente, che, si aument che aumentavano i divari. Non era tanto vero. Nel corso degli anni 90, all'inizio del decennio scorso, gli andamenti del paese erano largamente paralleli. Quando l'Italia cresceva, cresceva anche il sud, quando l'Italia cresceva meno. Cresceva meno anche il sud, certo non si recuperava il divario, questo non c'è dubbio, però non aumentava, diciamo il, il paese procedeva a velocità costante, a distanza, nelle sue componenti. Questo è cambiato, questo è cambiato dal 2010, perché questa crisi europea sta, sta colpendo di più il mezzogiorno che il resto del paese. Perché? Beh, una prima grande risposta è che il Mezzogiorno sconta le debolezze maggiori che al nord della sua economia e quindi la presenza di un. perché soffre l'Italia? Perché ha un tessuto di imprese che di... nelle nuove caratteristiche dello scenario internazionale non vanno bene come prima, sono un po' troppo piccoline, un po' troppo poco innovative, un po' troppo poco internazionalizzate e il Mezzogiorno ha questi problemi. In misura maggiore agli stessi problemi dell'Italia, in misura maggiore. Ha un po' troppo poche imprese, queste imprese sono un po' troppo piccole, un po' troppo so sottocapitalizzate e sono imprese che soffrono. La loro collocazione in contesti deboli, sì, 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 sì. Sto esattamente parlando della vecchia litania meridionalista del fatto che mancano i treni, che non ci sono le strade. Sto parlando esattamente di questo perché questo è straordinariamente importante. Per la vita delle imprese, perché avere o no un porto vicino conta, perché avere o meno la ferrovia conta, perché avere o meno l'aeroporto conta, e dunque mediamente le imprese del sud vivendo in contesti più deboli, nel quale c'è più presenza criminale che da altre parti, anche se il nord sta facendo un bel inseguimento e fra poco ci raggiunge ha un, un, un problema di tenuta delle imprese il caso del Mezzogiorno è il caso dell'Indesit che è straordinariamente interessante, l'Indesit questa impresa eh, gloriosa di elettrodomestici, poi è entrata a far parte del gruppo Merloni Marchigiano, uno dei gruppi Merloni molto forte, un gruppo molto simpatico che era cresciuto nelle Marche, che poi è andato in difficoltà. Sono arrivati gli americani della Whirlpool e se le sono comprati. Non posso esimermi, devo dirlo, devo ricordare che il nostro Presidente del Consiglio quando è successo questo ha detto che era un'operazione meravigliosa e che questo lo diceva perché aveva visto il piano industriale. Non so che cosa avesse visto, però perché dopo un mese è venuto fuori che gli americani licenziano 850 persone a Caserta e chiudono lo stabilimento mentre ne assumono alcune centinaia a Varese. Ecco, il caso Indesit è il cuore del differenziale del problema industriale, perché da un punto di vista aziendale si fanno più profitti producendo a Varese, cioè in un contesto denso di imprese, di fornitori, di servizi e di infrastrutture, che facendola a caserta. Io non contesto la logica aziendalista della Whirlpool, contesto la circostanza che non ci accorgiamo che questo... Per tenere il Paese unito ha bisogno di essere guidato politicamente come fanno i tedeschi, che sono tanto antipatici per tante cose che fanno in Europa, ma che sono tanto bravi, che hanno fatto questa riunificazione molto controversa, della quale in Italia parliamo poco e sempre male, che ha tanti aspetti positivi e tanti aspetti negativi. Fra gli aspetti positivi vi è la circostanza. Che i tedeschi sono riusciti a rafforzare un po', non c'è il caso Illesit in Germania, perché i tedeschi sono riusciti a rafforzare un po' di industria nelle regioni dell'est. Questa crisi è molto profonda, dura da tanto tempo, perché dura da sette anni, e i numeri sono brutti, non è un rallentamento è una crisi profonda. Tutti tifiamo per l'Italia e dunque speriamo che quest'anno e l'anno prossimo siano meglio, non c'è dubbio. Io qualche perplessità ce l'ho perché vedo che in la, in la situazione complessiva europea non è mutata. Diciamo ma tutti tifiamo per l'Italia, però le previsioni che vediamo ci consegnano Diciamo un, un, un ulteriore trascinamento della crisi, non stiamo vivendo una ripresa, cioè un rimbalzo che pure ci porterebbe solo dove eravamo, eh, stiamo, stiamo navigando su livelli molto più bassi. Quando la crisi è profonda tutti dobbiamo essere molto cauti nel valutarne gli effetti, perché una crisi profonda può avere effetti devastanti. Può avere effetti devastanti innanzitutto sulla demografia, perché il sud è uno dei luoghi nel mondo dove nascono meno bambini, perché le condizioni di fiducia delle giovani coppie, in, soprattutto in questo momento, sono molto deboli, può avere effetti profondi perché noi stiamo vivendo un. I dati qui sono un po' sporchi, ma diciamo, stiamo vivendo un, un periodo in cui c'è una certa ripresa delle migrazioni, in cui molti brillanti vanno via, vanno via a studiare, poi vanno via a lavorare. C'è un diciamo grandi pericoli all'orizzonte. Quando una crisi di questa, come questa, colpisce: può desertificare, può creare un ambiente nel quale ci sono i vecchi, con pochi servizi. Al tempo stesso, ovviamente, siamo tutti attivi, viviamo in un paese molto diverso, per fortuna da quello degli anni 30, stiamo reagendo, la capacità di reagire è probabilmente molto diversa nei diversi pezzi del sud, c'è un tema urbano, ci stiamo dando tutti da fare, quindi. Quei grandi pericoli non possiamo semplicemente a metterci a piangere e darli per realizzati. Stiamo cercando di contrastare, ma da capo torno alla mia affermazione iniziale: è o non è questo un periodo da anni 50 nel quale ci sono che da tutti Speriamo che vada a finire come negli anni 50, cioè che viviamo un periodo di pace anche molto contrastato. Perché questi anni 50 non è che fossero così mitici, eh? Eh, 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 però era, era un, è stato un momento nel quale con grandi sofferenze il, paese si è tirato, il sud si è tirato fuori. Andate a rivedervi le fotografie del sud negli anni 50 e le cose straordinarie che sono state fatte in questo paese e soprattutto nelle regioni meridionali. Dunque abbiamo un grande interrogativo. Come la crisi... Sta mordendo non tanto nei numeri più 01 più 02, ma al fondo nella nostra capacità di reagire come capacità psicologica, come capacità effettiva, come capacità di creare imprese. Non diamoci per vinti: costruiamo speranza, nel senso che. La, però la speranza si costruisce sapendo che l'avversario è potente, cioè che la crisi è molto dura e non bastano diciamo, le, azioni, le azioni correnti. Eh, vi confesserò che siamo molto ignoranti, perché in Italia, si fa, soprattutto al sud, si fa ormai pochissima ricerca e dunque io mi sento molto ignorante, non sono in grado di dirvi quanto ci sia abbandono e peggioramento, adattamento nel sommerso. Uh, aumento crepitante dell'illegalità, famiglie che si tengono solo perché c'è la pensione del nonno e quando muore il nonno chissà che cosa succede, o invece non ci siano cooperative, gente che si dà da fare, la crisi come occasione per migliorare quello che facciamo a scuola, quello che facciamo nella nostra azienda, quello che facciamo nell'amministrazione comunale. Non so dirlo, mi piacerebbe tanto capirne di più. Quello che so dirvi è che mentre c'è diciamo, questo lavorio, in Italia si sta creando un aggiustamento dell'intervento pubblico doveroso, ma confuso. Una delle cose più interessanti che sta avvenendo in Italia e che condiziona la nostra capacità di meridionali e di italiani di reagire in maniera virtuosa si chiama spending review che per come la, intengo, la intendo io è una reingegnerizzazione dell'intervento pubblico, perché abbiamo bisogno molto, soprattutto al sud, di un intervento pubblico più efficace, abbiamo bisogno che chi si diploma a scuola esca con più conoscenze, più efficiente, abbiamo bisogno di spendere bene i nostri soldi e ne abbiamo di strada da fare anche cambiando profondamente, lo dico qui perché lo dico per onestà ogni volta che vengo in Sicilia, per esempio io sono da sempre del tutto contrario alle regioni a statuto speciale, non capisco perché la Sicilia, la Sardegna, il Friuli, il Veneto e il Trentino debbano essere... Regioni a statuto speciale, non regioni a statuto ordinario. Secondo me non valgono opinioni del tutto personali, immagino diversa da quella di molti di voi. Ma per dire che intendo la spending review come una cosa importante, che ci porti a discutere anche di questo, <coughs> che ci porti a discutere, per esempio, una cosa interessante, cioè che cosa succede nei piccoli capoluoghi di provincia, che cosa succede a Ragusa quando non c'è più la provincia, non c'è più la Camera di Commercio, non c'è più la Prefettura, non c'è più la Banca d'Italia, come teniamo insieme il paese, che succede a Matera, che succede ad Avellino, che succede ad Oristano, dobbiamo cambiare queste cose? Beh, forse sì, parliamone, discutiamone, però con un po' di intelligenza. Cerchiamo anche di capire queste funzioni pregiate di area vasta, come le riorganizziamo, sono troppe, sono poche, <coughs> altrimenti succede quello che sta succedendo. Io sono molto interessato alle sorti della biblioteca provinciale di Foggia, perché mi è capitato di conoscerla, mi piace molto, è un luogo dove ho trovato delle persone appassionate, è una bella biblioteca che adesso non si sa che fine fa. Nel senso che la provincia è finita, ma non si capisce chi svolge il servizio di biblioteca sul territorio, perché la regione dice alla provincia, io mi prendo i tuoi dipendenti, ma vengono a fare altri lavori. E la funzione di biblioteca cade. E di quella biblioteca che succede? Scusatemi, sarò un bibliomane, ma a me i libri mi piacciono. E quindi penso... Uso questo esempio per dire che possiamo tranquillamente pensare di ridurre le regioni, di riaccolparle, di cambiare. Ci penserei con un po' più di intelligenza, forse meno interviste in televisione e una riflessione in più su che fine fanno le biblioteche, perché le biblioteche a foggia sono importanti: perché a foggia c'è tanta gente ignorante che non legge e dunque il bus di questi signori che va nei comuni del subappo Nuno Rauno a portare i libri è ancora una cosa importante ahimè questo grande cambiamento dell'intervento pubblico in Italia sta avvenendo sta avvenendo un po' ta tanto un po' troppo a spese del sud eccolo da capo il meridionalista lamentoso, che vi posso dire? Io guardo i numeri, e i numeri mi dicono che il taglio della spesa pubblica è molto più forte del mezzogiorno, che altrove. Perché? Beh, in primo luogo perché non tutte le voci di spesa sono tagliate uguali, il che è un bene o un male, è un fatto. Per esempio, dove stiamo tagliando meno in Italia e sulla protezione pensionistica, con tutti i problemi che abbiamo, le pensioni, la riduzione, l'incremento. Dove stiamo tagliando di più è, ad esempio, nella scuola e nella sanità, e per effetti di composizione, non è che i pensionati, io ce l'ho con i pensionati, per amore del cielo, sto semplicemente dicendo che queste scelte hanno degli impatti territoriali molto forti perché la scuola è più a sud, le pensioni sono più a nord, non è che la scuola è buona e le pensioni sono cattive, non sto dicendo questo, sto dicendo che ci sono degli effetti impliciti in queste decisioni che sono molto importanti, <coughs> ma non è solo questo, anche all'interno della scuola e della sanità, per esempio, si sta tagliando molto più al sud che al nord. Questa dovrebbe essere una grande discussione. La sanità è un terreno molto interessante perché a tutti noi è evidente che al sud funziona peggio che al nord ed è una cosa importante da cambiare. La domanda è se tagliando i presidi sanitari la sanità migliora. Può darsi di sì. Può darsi di no, ma avere una buona sanità sul territorio è estremamente importante per quelle cose che dicevo all'inizio, cioè per la questione meridionale come questione di opportunità, l'opportunità di vivere in salute, di stare bene. E dunque mi porrei anche questo tema. C'è un grande tema dell'istruzione. Con il professor Cersosimo anche stiamo lavorando molto sul tema dell'università. Il tema dell'università è un po' la. Versione estrema della mia tesi, qual è la mia tesi? Già, su quale ho i numeri, che eh, questa spending review all'italiana, più che essere questa intelligente reingegnerizzazione dei servizi pubblici, fino adesso si è tradotto molto in tagli e che questi tagli sono applicati in maniera disomogenea sul territorio, molto più al sud che al nord. L'università è l'apoteosi di questo fenomeno. Nel senso che sono in corso, una, eh, sono in attuazione scelte politiche importantissime sul sistema universitario italiano, mascherate da scelte tecniche, e queste scelte politiche stanno portando, hanno portato a un cambio di rotta a 180 gradi rispetto alla politica universitaria italiana. Sono in corso delle scelte e dei meccanismi per cui, ad esempio, l'aumento dei laureati non è più esplicitamente un obiettivo. Sapete che l'Italia è l'ultima in Europa, Europa 28, quindi è meno della Bulgaria, della Romania, di Cipro, per giovani 30-34 anni laureati. Io personalmente, da professore di economia, ritengo che se dovessi dire un numero che fotografa la crisi italiana, direi questo, perché. Viviamo di cosa ho parlato all'inizio dell'iPhone. Eh, diciamo, viviamo in un mondo in cui chi sa è molto più avvantaggiato rispetto a chi non sa. È chiaro che la laurea da sola non è tutto, però è importante. E noi siamo un paese con pochi laureati, soprattutto al sud. E sta avvenendo un processo di cambiamento molto interessante, molto preoccupante soprattutto per voi, perché la Sicilia è da ogni punto di vista la regione nel quale questo cambiamento è più profondo e le conseguenze sono peggiori. Nel senso, ad esempio, che a differenza della Calabria è una regione nel, nella, dalla quale è in corso una vera e propria fuga di studenti, cosa che in Calabria non succede. Ed è, è in corso un complessivo indebolimento del sistema universitario, mascherato da tecnica e invece sono sciolte politiche, e letto con questi indicatori del cosiddetto merito che sono invece assai discutibili. Pensate che un indicatore di merito è la capacità delle università di raccogliere le tasse degli studenti, che è appunto a 180 gradi rispetto a prima, perché l'Italia ha una lunga tradizione di normative che dicevano alle università non aumentare troppo le tasse agli studenti, invece adesso abbiamo delle normative che dicono alle università brava che aumenti molto le tasse agli studenti. Naturalmente stud la famiglia di uno studente medio siciliano, essendo meno ricca della famiglia di uno studente medio lombardo, contribuisce con meno soldi e questo è un demerito delle università siciliane che si traduce a catena in meno soldi. Questo è molto interessante e naturalmente, come potete immaginare, è assolutamente interessante che non ne parli assolutamente nessuno. È molto interessante perché le università del sud hanno enormi responsabilità. Più di quelle del nord? Può darsi. Ammettiamolo. Ma dove stiamo andando? Come stiamo restituendo la nostra casa? Non è che dove c'è la libreria stiamo costruendo un muro davanti e poi i libri rimangono dietro e rimarranno inaccessibili. Non è che stiamo riplasmando un sistema universitario profondamente diverso dove ci saranno la bocconi e poche altre. Per un'elite di serie A, come ha detto il nostro presidente del consiglio, che è chiaro a tutti che ci sono università di serie A e di serie B. E, e chi dice chi è in serie A e chi è in serie B? Interessante discussione, discutiamone, dove ne discutiamo, chi ne discute. Molto, molto interessante. Dunque, questo cambiamento sta avvenendo sotterraneo in base a tutta una serie di norme tecniche discutibili, non sto dicendo affatto che c'è un grande fratello che eh, eh, toglie ogni cosa che si può togliere dal sud e lascia al nord che c'è un disegno, sto dicendo che c'è un straordinario bisogno di politica in questi tagli che si fanno, nella sanità, eh, io faccio sempre l'esempio della sanità pugliese, che ha una spesa farmaceutica pro capite molto più alta delle sanità del nord, che è un chiaro indizio di inefficienza e di costo per farmaci inutili o buttati che viene messo a carico di tutti gli italiani. E dunque ritengo che norme che cerchino di costringere la sanità pugliese a funzionare meglio e quindi a prescrivere meno medicinali inopportuni. Siano assolutamente benvenute, ma perché credo che questo sia del tutto compatibile con un diritto alla salute che non cambia, per esempio, voi sapete che in Campania ci sono degli ospedali dove il 70% dei parti avviene con il cesareo, che è una cosa senza senso, contraria alla salute delle donne, contraria all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che viene fatto solo perché così si incassano più soldi del Servizio nel Sanitario Nazionale quando un lombardo o un trentino mi dice che è stufo di pagare per queste cose, io penso che ha perfettamente ragione. Ma bisognerebbe discutere di tutte queste cose. Perché il punto qual è? Che contemporaneamente la Corte dei Conti ci dice che come tutti percepiamo le tasse non diminuiscono ma aumentano e aumentano molto in sede locale e questo aumento della tassazione locale è molto più forte nel Mezzogiorno che al Centro-Nord. Per cui noi viviamo in un paese nel quale il gettito fiscale di una regione del Sud è in percentuale del suo reddito la stessa percentuale di quanto avviene in una regione del Nord tolto via ogni chiacchiera sull'evasione, quello che viene pagato. Che cosa significa questo numero? Significa che l'aliquota media al sud e al nord è identica, ma il reddito medio non è identico. Dunque abbiamo una tassazione es esplicita, indicata dai numeri, che è proporzionale e non è progressiva come è scritto nella nostra Costituzione. Questo mi pare un grande tema politico di cui discutere ecco perché penso che la questione meridionale è una grande importantissima questione da discutere certo è che la banca d'italia ci dice che esiste il cosiddetto residuo fiscale il residuo fiscale è stato famoso negli anni scorsi perché sono i famosi soldi del nord i soldi che noi prendiamo dalle tasche del nord di questo mi sono occupato e faccio un'altra pubblicità molto in questo libricino di la terza Ultimo il sud vive sulle spalle dell'Italia che produce dove argomento che questo residuo fiscale è assolutamente normale e ci verifica in Germania, si verifica in Spagna, si verifica in Francia, anche in Italia, perché nelle costituzioni di questi paesi c'è scritto che la tassazione è progressiva e che invece per andare a scuola e, e, o per andare in ospedale, in teoria il diritto alla salute e all'istruzione è per tutti i cittadini e quindi normalmente una parte delle tasse dei cittadini più ricchi pagano i servizi di quelli più poveri e dato che quelli più ricchi stanno più in alcune regioni e quelli più poveri stanno più in altre, è normale che ci sia questo trasferimento implicito di risorse. La Banca d'Italia ci dice che questo trasferimento implicito di risorse è sceso dal 2010 al 2012 di 16 miliardi, da 60 a 44 miliardi. Cioè questo numero fotografa la circostanza che una parte della grande crisi del sud di oggi è una crisi indotta da scelte politiche sulla spesa e sulla tassazione che stanno modificando questi equilibri del paese. Cosa di cui non si occupa assolutamente nessuno. E dunque se un lato del, che ci preoccupa molto del Sud di oggi sono gli 850 licenziamenti della Indesi di Carinaro. L'altro lato sono i licenziamenti siciliani di Oshan e campani di Oshan e un po' meno in Puglia di Oshan e basta perché Oshan non licenzia nel nord. Perché li Oshan licenzia nel sud? Perché è cattivo? No! Li Oshan licenzia nel sud perché la nostra capacità di spesa è scesa molto. Ma naturalmente se la Indesit licenzia a Carinaro e Ocean licenzia a Catania e tutti e due licenziano insieme la nostra capacità di fare impresa per crescere e di spendere per garantire un reddito maggiore si riduce e dunque mi pare un tema di un certo interesse. In questo quadro eh, si collocherebbero le politiche di sviluppo del mezzogiorno, cioè politiche diverse da tutto quello di cui abbiamo parlato adesso, ma specie, la cassa, gli eredi della cassa del mezzogiorno. Allora, le politiche di sviluppo del Sud sono totalmente assenti nell'interesse del nostro attuale governo. Mi spiace assai dirlo, ma noi viviamo in una situazione molto interessante nel quale manca persino chi nel governo se ne occupa, nel senso che sono 36 giorni esatti che l'allora sottosegretario del Rio che aveva questa delega, insieme ad altre, quindi io contestavo, che era a mezzo servizio con altre cose, ma almeno una persona seria, ex sindaco di Reggio Emilia che si occupava di queste cose. Adesso fa il ministro delle infrastrutture, bravo, bene. Chi è andato al suo posto? Nessuno. Nessuno. Cioè il nostro presidente del Consiglio pensa tanto al mezzogiorno che manco nomina uno di sua fiducia che se ne occupi. Per cui eh, forse avrete letto sui giornali che la commis nuova commissaria europea Corina Cretu è venuta a Palermo qualche giorno fa a parlare dei problemi dei fondi strutturali e ha incontrato due signori, dei quali entrambi io ho grossa stima, che si chiamano appunto Graziano del Rio e soprattutto Claudio De Vincenti, che è il nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio, nessuno dei quali c'entrava assolutamente niente con le politiche di cui parlava la Cretu nel senso che nessuno dei due aveva alcuna delega dal Presidente del Consiglio a occuparsi di fondi strutturali. Di fondi strutturali si parla tantissimo, io non ve ne parlerò, perché la, tutta questo, eh, conversazione, questa conversazione che si fa sui fondi strutturali, che è molto interessante tecnicamente, non ha un grande significato politico, è interessante tecnicamente, io ho scritto un sacco di cose. Per esempio faccio vedere che il ritardo nella spesa nel mezzogiorno è in misura molto importante e imputabile al fatto che questi soldi al sud si usano molto più che al nord per regole comunitarie, per fare infrastrutture e che l'Italia è un paese che ormai è diventato incapace di fare infrastrutture. Un'opera pubblica di oltre 50 milioni di spesa richiede 12 anni per essere realizzata. Non vi è alcuna differenza fra regioni e dunque è un problema nazionale. La Sicilia ci mette sempre del suo perché è un po' più lenta anche nelle fasi di progettazione, ma non cambia molto il discorso. I fondi strutturali, invece, dei fondi strutturali se ne parla tantissimo. La Repubblica è un giornale specialista sui fondi strutturali perché ci dice sempre la stessa tesi. Qual è la tesi? Ma che vogliono questi? che hanno tanti soldi e non li spendono nemmeno, spendessero i soldi che hanno. Il problema del Sud non sono i soldi, perché ne ha fin troppi a disposizione, ma non riesce a spenderli. Questa argomentazione è quella che io chiamo il teorema meridionale, cioè l'idea che il Sud sia in realtà invaso di denaro che non riesce a spendere perché... Sostanzialmente, nella, diciamo, nella sua versione più semplice, perché sono meridionali e quindi non sono capaci, le classi dirigenti sono espressione del suo eh, popolo che dunque sono inefficaci e non riescono a spenderli. Naturalmente, sulle classi dirigenti dirò fra un attimo e mh, eh, ne abbiamo rilevanti problemi. Vedo le classi dirigenti del nord anche qui fare un buon inseguimento. Chissà che cosa avrebbe scritto Repubblica se l'Expo si fosse fatta a Palermo. Eh, diciamo, ve, mi dispiace, mi dispi lo dico per una battuta a un pubblico siciliano, diciamo, e mi dispiace moltissimo, perché mi piacerebbe avere un pezzo di paese molto meglio col quale confrontarmi. Mi piacerebbe molto, però questo teorema meridionale è molto preoccupante perché è stato sposato da una parte non piccola di miei colleghi intellettuali del Sud che hanno assunto l'autoflagellazione come un principale comportamento. E dunque, anche perché se scrivi un libro che si autoflagella hai garantita una pagina sul Corriere della Sera. E, e magari ti inviterò anche in televisione. E, e dunque l'idea che tutte le colpe sono nostre perché in realtà non c'entrano le politiche, c'entra la cultura, il capitale sociale. Questo ci costringe a una navigazione difficile. Sapete che ci sono Scilla e Cariddi, e naturalmente se uno va a sbattere su Scilla o va a sbattere su Cariddi, sempre affonda. Allora il mio, mio Scilla e Cariddi da un lato è l'autoflagellazione, perché per tutto quello che vi ho detto in questa lunga chiacchierata che sta volgendo al termine. Io credo che le politiche siano molto importanti, la politica scolastica, la politica universitaria, la politica infrastrutturale e che si debba parlare anche di quello, se no non vi avrei tediato con le cose che ho detto prima. Ma al tempo stesso che la giustificazione di tutto quello che succede da noi sia la cosa più sbagliata da fare, perché noi dobbiamo autocriticarci moltissimo, perché se no non ne usciamo. Quindi dobbiamo stare fra scilla e cariddi. De che è sempre più difficile perché, naturalmente, pigli botte da tutte le parti, e, e, e cioè e cercare di evitare l'autoflagellazione, ma anche il giustificazionismo, e dunque parlare molto della scuola del Sud, magari evitando quello che fa questo signore che si chiama Roger Abravanel che è uno stimato editorialista del Corriere della Sera, che ha un libro anche in uscita, per cui fa molta pubblicità, che l'altro giorno è andato alla radio e ha detto la scuola del sud è come quella dell'Afghanistan. Io penso che questo signore abbia detto una cosa, diciamo per dirlo elegantemente, di cui dovrebbe profondamente vergognarsi, perché è, non è l'unico naturalmente, ce ne sono tanti. <coughs> e dunque che si debba difendere il mezzogiorno da costoro, questi spacciatori di valuta mal falsa, eh, questi millantatori, questi eh, di persone che dicono ciarlatanerie riguardo alla situazione della scuola o alla situazione dell'università, ma che al tempo stesso bisogna interrogarsi criticamente sulla circostanza che la scuola siciliana raggiungere risultati molto modesti in termini di competenze degli studenti in uscita, così come misurati dall'invalzio, dall'Ocsepisa, che non sono iddio, però sono una misura, l'unica che abbiamo e quindi con la quale io personalmente penso che ci si debba confrontare criticamente, ma ci si debba confrontare. E dunque Frascilla e Caritti, per esempio in uscita questo rapporto che mi invito a leggere, che ha fatto la Fondazione REST di Palermo sulla scuola del Mezzogiorno, che appunto cerca di indagare, di studiare eh, i problemi che ci sono, per esempio i docenti del sud hanno un tasso di assenteismo maggiore dei docenti del nord. Per esempio, le scuole del sud hanno una dotazione infrastrutturale molto peggiore delle scuole del nord. Ragioniamo, torniamo a discutere e diciamo, mh, rifiutiamo la bravenelizzazione dell'Italia, che invece c'è ed è molto forte, perché naturalmente è molto più conveniente spianare la discussione sulla questione meridionale dicendo che la scuola nel sud è come nell'Afghanistan piuttosto che parlarvi per tre quarti d'ora come ho fatto io fino adesso argomentando, e non vi ho parlato delle ferrovie ancora, argomentando delle imprese, delle scuole e dell'università. Naturalmente le classi dirigenti del mezzogiorno sono un grande problema, io credo che sia un grande problema le classi dirigenti dell'Italia, però questo non ci esime dal considerare che le classi dirigenti del mezzogiorno sono un problema molto serio. Perché c'è tutto questo disinteresse? Allora, vi racconto che cosa è successo con la legge di stabilità. Alla legge di stabilità... Viene previsto che 3 miliardi e mezzo, l'ultima, quella del 2015, che 3 miliardi e mezzo destinati al mezzogiorno vengono usati invece per la decontribuzione delle assunzioni in tutta Italia. Allora, la decontribuzione uno può essere favorevole, io sono moderatamente favorevole, può essere favorevole, può essere contrario, il punto è perché pigliarsi i soldi del mezzogiorno per fare la decontribuzione in tutta Italia, cioè facendo esattamente, il facendo il governo Renzi, esattamente la stessa cosa che ha fatto il governo Berlusconi. E quindi, diciamo così, ci facciamo amici a destra e amici a sinistra. E cioè prendere soldi destinati al mezzogiorno e metterli da un'altra parte? La risposta è molto semplice, perché nessuno protesta. Soprattutto sono totalmente silenti i deputati e i senatori meridionali, di maggioranza, dei quali io ho il massimo rispetto ma che vedo affluire ad abbeverarsi alle fonti del capo, esattamente come vedevo fare ai deputati e ai senatori di Berlusconi qualche anno fa, col massimo rispetto per tutte le persone e per i loro comportamenti, dimenticando il mezzogiorno. E dunque, perché si fanno tutte queste cose? Perché nessuno dice niente. Perché? Si può dire in... perché il Corriere della Sera può scrivere che l'università in Italia è gratis, che le università del sud fanno schifo, che l'università di Bari, sapete ce l'ho un po' perché è mia, la mia università, andrebbe chiusa per il bene dei suoi studenti. Perché nessuno protesta. Il problema è che i meccanismi di formazione delle classi dirigenti, qui lascerei la parola a Francesco, ma dico la mia, mi preoccupano molto perché vedo un, un po' di meridionali bravi che se ne vanno. Vedo che di fronte a questi tagli di risorse eh, diciamo si rafforza il consenso verso coloro che bene o male tengono i soldi. Indipendentemente dal fatto che amministrano bene o male, cioè il rettore bravo piuttosto che il rettore che davvero cambia l'università. Vedo che viene premiata la fedeltà al capo, che è una cosa che personalmente sempre mi preoccupa, e vedo indebolirsi molto i corpi intermedi, cioè la dialettica sociale, qui ognuno ha le sue idee, a me, ripeto, la Merkel, diciamo politicamente mi è molto antipatica, ma ho una grande ammirazione per la Germania, per il suo ruolo anche dei corpi sociali, a me piace il modello Renano, lo trovo adatto all'Italia, adatto al Sud, e... Vedo i suoi corpi intermedi ricchi, la sua società ricca e qui invece vedo i corpi intermedi affiavolirsi. Come facciamo a costruire speranza negli ultimi 5 minuti con questo quadro? Beh, dobbiamo innanzitutto perché è un dovere. È un dovere. Però credo che diciamo, da tutte queste storie belle e brutte diciamo, ci vengano dei suggerimenti su come costruire speranza. Il primo è quello di alzare la voce con molto garbo. Ovunque nei nostri luoghi di lavoro, per esempio noi stiamo chiudendo, dunque io insegno nel Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Bari, abbiamo un corso molto frequentato per operatori dei servizi sociali che ha anche un buon tasso di occupazione con 600 iscritti al primo anno quest'anno, l'anno prossimo ne avremo 150, perché una di quelle leggi di cui parlavo prima sull'università, siccome abbiamo pochi docenti perché non ce li fa assumere, adesso ci fa, assum ci fa mettere il numero chiuso agli studenti perché così fra qualche anno avendo pochi studenti avremo ancora meno docenti e l'università si squaglierà. Ma avremmo potuto averne 250 se la mia università fosse stata mediamente brava come le università del centro e del nord o come l'università della Calabria, dice Sassimo, che è molto migliore della mia da questo punto di vista, nel seguire le pratiche di assunzione di altri docenti adesso del piano straordinario associati. Io credo che dobbiamo alzare la voce perché il momento è difficile. Bisogna alzare la voce con garbo nei nostri luoghi di lavoro, quindi Fascilli e Cariti, e bisogna alzare la voce nel dibattito nazionale. Naturalmente il dibattito nazionale non è così, cioè i microfoni per dire queste cose non ci sono da nessuna parte. E bisogna un po' cercare, Francesco, dei meccanismi di comunicazione. Allora, questo è molto importante: condividere, discutere, usare la rete, mettere in comune esperienze, mettere in comune fatti. Perché non è vero che tutte le città del Mezzogiorno stanno andando in rovina perché c'è la crisi, perché ci sono delle città amministrate bene, meglio di altre, e i cittadini delle une e delle altre devono saperlo. E dunque questa azione di, di, di dialogo, di condivisione, di voce mi sembra estremamente importante. E il secondo problema che ci dobbiamo porre, lo dico col massimo rispetto per l'opinione di tutti, è un problema di costruzione di una rappresentanza politica, perché temo che noi non abbiamo rappresentanza politica, naturalmente. È un tema che consegno ad altri perché io mi occupo di altre cose, ma sono profondamente convinto che da questa crisi da soli non si esce, senza la politica non si esce. Una politica saggia, non una politica per il sud, che quello che si fa al sud è buono e quello che si fa al nord è cattivo, ma quando mai? Ma una politica saggia, una politica di coesione. Ecco perché ho cominciato dall'Europa dalle regole che ci tengono insieme, meriti e bisogni, mi piace così tanto quella vecchia cosa che puzza un po' di socialismo, ma sì. diciamo, a me piace meriti e bisogni, cioè tenere insieme, equilibrare la tensione fra il bisogno e il merito, per cui non c'è solo il bisogno, il sud è povero, dateci i soldi, ma non c'è neanche solo il merito, perché la Bocconi è più brava, per forza che è più brava, si autoselezionano gli studenti migliori, e vanno lì per forza che... Tenerli insieme ci vuole la politica, e questo non lo può fare un rettore, un sindaco, ci vuole una politica. Perché ci vuole una politica? Come costruiamo speranza? Perché la speranza si costruisce con una idea di futuro, questo dobbiamo alle generazioni più giovani. Noi l'abbiamo avuta, sarà stata sbagliata, ma molte cose le abbiamo fatte. I cambiamenti sono stati epocali. Ma pensate al ruolo delle donne nel Mezzogiorno: che cos'era quando ero ragazzino io e che cos'è oggi. Ci sono stati grandi cambiamenti. Non buttiamo nel mare tutto il passato per piacere, discutiamolo. Ma guardiamo avanti: ci vuole un'idea condivisa di futuro. Perché tu non puoi dire, apriti una start-up a Ragusa perché qua c'è tuo padre se non gli fornisci diciamo, un'idea un ragionevole. Ci sono molti giovani che stanno resistendo nel mezzogiorno, molti che stanno aprendo i bedembre, fanno quello che possono, lavorano con la rete. C'è un amor loci che è stato... Vabbè, a Ragusa non ne parliamo la Ragusa è il top della Morlocci, è una città meravigliosa, lo dico seriamente senza scherzare minimamente in cui c'è molto amore per i luoghi un pochino anche a Bari ce n'è sono tanti, pensate a Basilicata tanti posti del sud dove c'è amore dei luoghi dove la gente vuole restare ma c'è bisogno di un'idea condivisa di futuro non perché se no alla fine si perde da soli si perde sempre si perde diciamo, scommettendo e giocando soltanto su se stessi questa idea Condivisa del futuro, secondo me, deve puzzare di cose un po' antiche, e cioè, innanzitutto, di saperi e culture, che sono la prima componente di ogni futuro. Allora, qui, anche qui, guardiamoci 50 anni indietro per proiettarci 50 anni avanti, ne abbiamo fatta di strada. Abbiamo ricostruito saperi, abbiamo ricostruito, i cibi che abbiamo recuperato, le culture che abbiamo recuperato, le tradizioni, i saperi che abbiamo, certo li dobbiamo nutrire, ma questa è un'idea condivisa di futuro, non di mangiare da McDonald's, ma diciamo di far mangiare le cose meravigliose che si mangiano a Ragusa o a Bari, se permettete, in tutto il mondo e costruire impresa, costruire... Lavoro su questo e quindi diciamo non un sud straccione ma un sud che va sul lato alto della competizione internazionale perché può più di prima, 50 anni fa avevamo diciamocelo braccia, quelli che andavano a Torino nel 61 erano braccia, persone di grande valore e umanità. Ma ignora, profondamente ignoranti. Il Sud non è così oggi. Abbiamo, dobbiamo lavorare su questo, mettendo al primo posto le cose di cui si occupano Cersosimo e e cioè i, i, i beni comuni, i saperi che sono la base su cui si costruisce tutto. Io personalmente credo che abbiamo bisogno presto di costruire speranza anche salvando e rafforzando le imprese che abbiamo, cioè, di questo parleremo domani, e cioè di costruire da capo una politica per le imprese con una forte componente meridionalistica, perché questo fatto di, di, di Caserta è importante, è la cartina al tornasole, è la cartina, perché non è un'azienda che è fallita e chiude, è un'azienda che assume a Varese e licenze a Caserta, questo è molto interessante. È non è che quello dell'azienda ce l'ha con i casertani, che gliene frega lui. Quella, questa è una grande base di riflessione. Perché? Perché con tutta questa crisi non ci ha cancellato. Siamo qua, siamo qua stasera, le università non hanno chiuso ancora, le scuole ci sono. I nostri luoghi ci sono, le reti ci sono. Abbiamo fatto terreno in questi vent'anni. Diciamo, Ragusa non è un'isola felice in un mondo di pianto: eh, se venite a Melfi, se venite a Lecce, posso fare un elenco di decine di luoghi del sud nei quali si percepisce che il tempo non è passato in vano, che si è ricostruito a cominciare dai luoghi un mondo un pochettino migliore e questa è una base forte per costruire speranza. In dati concreti si costruisce turismo e quindi posti di lavoro, si costruiscono diciamo, collegamenti internazionali su Comiso o, o su Bari, fino a che c'era l'Italia, Poi poi le politiche non sono importanti. Fino a che c'era l'Italia, non arrivava uno straniero in Puglia. Da quando non c'è più l'impresa pubblica e ci sono i low cost, Mi, ne arrivano milioni e quindi diciamo, anche la nostra capacità di disegnare politiche deve essere molto attenta, perché non è che poi tutto quello che fa il pubblico è buono, per l'amore del cielo: il mercato e la concorrenza possono aiutare molto. Diciamo, chi ha fatto di più per il mezzogiorno negli ultimi anni è O'Liri, il capo della Ryanair. Di cui da mezzogiorno non gliene frega assolutamente niente, ma è oggettivamente quello che in questi anni di crisi ci ha aiutati di più. Questa è una lezione interessante perché possiamo applicare, diciamo, con innovazione ad altri, ad altri ambiti. Non, abbiamo, non dobbiamo aver paura del futuro, perché il futuro degli smartphone è un futuro di opportunità, di problemi, di possibili rischi che tutti i ragazzi bravi se ne vanno e poi l'ultimo chiude, spegne e chiude. Cioè. Ma ci sono tante opportunità, non so se più o meno di prima, questo non so dirlo, però ci sono, il mondo di oggi ci offre tante opportunità da costruire giocando sui saperi, sui saperi e sui saperi, e ponendo i saperi e le tecnologie al centro di quello che facciamo. e Non le vediamo bene, non le, non le vediamo, però quando la malfa e Audi e De Gasperi si incontravano fra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50, non è che pure loro, ci avevano, manco loro, ci avessero le idee chiare. Eh? Se leggete quelle cose che scrivevano, dicavano, avevano grande, questa grande voglia, questo grande desiderio di andare avanti, anche loro andavano un pochettino a braccio. Ci avevano diciamo, alcune idee su cui costruire il futuro, ma soprattutto avevano, eh, diciamo... Voglia di eh, porre anche la questione meridionale al centro di ogni discussione sul futuro dell'Italia. Saremo rimasti cinque, quando rimarrò da solo me lo dirò da solo e poi chiuderò la porta e mi andrò ad occupare d'altro, ma vi, vi prego di credermi che. Tanto è oggi un termine desueto e un argomento abbandonato, tanto è uno dei nodi centrali dello sviluppo dell'Italia e dell'Europa. Saremo pochi a dirlo, non importa. Io lo dico perché ne sono convinto e soprattutto mi fa un enorme piacere, mi incoraggia moltissimo, costruisce la mia speranza la circostanza che. Di aver suscitato un minimo di attenzione in voi e di aver avuto questo uditorio così partecipe e attento per tutto questo lungo tempo in cui vi ho tenuto costretti ad ascoltarmi. Grazie. Bene, conversazione molto affascinante e ricca, e tra l'altro che potrebbe, che dà anche probabilmente l'occasione un po' per qualche riflessione, dibattito, confronto. Eh, io ricordo solo eh, una cosa, eh, diciamo il professore Viesti, vabbè, ho visto che molti erano attrezzati con non solo l'ultimo libro, con i libri precedenti, come dire, parlo un po' con eh, cognizione di causa, non solo per il ruolo accademico che ha svolto, ma anche per il ruolo che ha avuto nella... Anche nella vita pubblica, no? cioè, considerando il fatto che è stato consulente, per esempio, di Prodi per gli affari economici e che ha uh, avuto un ruolo importante in molte istituzioni eh, centrali per, il, per la governance dell'economia, diciamo dalla banca mondiale ad altri. Quindi un, 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 um, un accademico che in realtà si è confrontato con uh, la politica. E, ma che non ha smesso la capacità di guardare in maniera critica alla politica. Credo anche che un po' la risposta al nostro, alla nostra questione viene fuori, cioè eh, in democrazia gran parte della speranza, se togliamo di mezzo la, la visione trascendente della speranza, ma la speranza immanente ha molto a che fare con la politica, con noi, con il nostro agire eh, comune e per i beni. Eh, comuni. Quindi, questo mi sembra la politica negli ultimi anni è diventata una gestione della disperazione, di cui la forma più estrema è il populismo, in cui eh, come dire, le paure, le angosce, talvolta anche artatamente costruite, diventano occasione di mobilitazione politica. La xenofobia è un altro aspetto. Noi dovremmo ritornare a passare da una politica della disperazione a una politica della speranza che non può esistere appunto senza un progetto di futuro che in democrazia non è e non può essere che un progetto in qualche modo eh, è condiviso. Un ringraziamento non di prammatica al professore Viesti, La, lo pregherei di dirci... <ride> Il suo sito perché credo che molti siano interessati ad andarla eh, a consultare. Si Preto. chiama come mi chiamano i miei amici, prof. Prof. G. Ah, molto semplice. www. eccetera eccetera. Allora io credo mh, di fornirmi dopo questo intervento e gli stimoli che ne sono venuti di un mantice che è quello strumento che alimenta il fuoco nella fucina. Se le associazioni che rappresentiamo condividono l'idea c'è molta, molta materia per alimentare, definire il programma per l'anno 21. Grazie.